Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e ben arrivati a Quel che passa il convento col nostro Don Domenico. Buongiorno a tutti. Buongiorno signori assaggiatori. Buongiorno, buongiorno. Oggi prevedo una puntata rosa. Rosa? Buongiorno anche da parte mia, ma che rosa, una puntata piena d'amore questa. Una puntata rosa, piena d'amore. Carlo e Anna Maria ci danno sempre l'indizio su come sarà la puntata che stiamo per iniziare. Io invece prevedo che sarà una puntata molto dolce, visto che qui ci sono degli ingredienti sicuramente per fare un bel dolce, vero bel Don Domenico? Dolce, sì. Faremo una pinolata di Santa Placidia. Pinolata di Santa Placidia, la ricetta antica di Don Domenico che trova sempre nei libri delle biblioteche del convento. Biblioteche. Allora, da che iniziamo, Don Domenico? Iniziamo dallo zucchero e il burro. Allora, il burro deve essere molto ammorbidito, sì. Vi do un cucchiaio. E Don Domenico questa volta ci ha fornito anche un po' il peso approssimativo, ma insomma, degli ingredienti, perché come sappiamo per i dolci bisogna essere più precisi. Quindi il burro è circa 150 grammi, giusto? Aggiungiamo lo zucchero invece 250. Sì, 250. Io già ero preso dal lavoro, vedi? Non mi state proprio ascoltando, no, sì. Cominciamo bene questa puntata. È una ricetta sì. Molto antica, di Santa Placidia. Sì, di Santa Placidia. Io stavo pensando invece che a Santa Placidia, a San Benedetto, no? Che dice di dare piena soddisfazione ai fratelli. Sì. E allora io pensavo, no, dico, questo modo di amalgamare lo zucchero con il burro, lo faccio io? Oppure lo faccio fare... E chi lo deve fare, Don Domenico? Ah, va bene, ecco. Lo doveva fare Carlo? No, tu, no. Capito? perché ti volevo dare la soddisfazione di girare. Ma se poi il dolce è il vostro e io dovessi sbagliare qualcosa, non sia mai, è vero? Beh, sì. Mi dai ragione, Anna Maria? È vero, se poi sbaglio qualcosa per il dolce... Ma certamente, Don Domenico, lei... voi avete fatto la ricetta, l'avete detta, quindi bisogna... che cominciate voi. Scusate, ma che cosa state facendo? Solo per curiosità, che sono cos'è? I giochini con la mollica di pane, vedi, questa è una trottolina, guarda. La mollica di pane, adesso avete preso il pane, ma che cos'è la pasta pane? Come si chiama? No, prendiamo la mollica, poi viene lavorata, possiamo fare una rosellina, no. una paperella, una carino. Pecorella. Io sto facendo una bambina, vedi, ho messo il vestitino. Don Domenico, ogni occasione è buona per distrarsi. Altro che puntata rosa, puntata piena d'amore. Questa è una puntata distratta, distratta. Sì, però mi fa ritornare ai miei tempi, no? Quando sì. Anche io mi piaceva giocare con la mollica di pane. No? Anche voi facevate pupazzetti con la mollica di pane? Sì, ma anche perché io quando ero piccolo mi piaceva più, diciamo, la parte esteriore, no? Del pane, ecco. E allora, non sapendo che fare, per farmi giustificare anche da mia madre, cercavo... Mangiavate la crosta? Sì, la crosta. E cercavo... E con la mollica facevate pupazzetti. Fare, che stavo impegnato. Stiamo aggiungendo la farina, quindi abbiamo aggiunto al burro e allo zucchero 3 uova, la farina 250 grammi alternata con un bicchiere di latte. E poi, Don Domenico, ho visto che avete messo anche la fecola. Sì, perché così rende ancora più soffice più il dolce. Soffice. Anche questa 250 grammi. Aggiungo altro latte, così sì. Amalgamate più facilmente. I pinoli fanno bene, Don Domenico? I pinoli fanno molto bene. Sì. Oltre a rendere, diciamo, i cibi più gradevoli, no? Più saporiti. Allora, possiamo metterlo? Sì, abbiamo aggiunto anche una bustina di lievito e poi una manciata di pinoli. Ecco qui. Ecco. Ci metto un po' di pinoli sopra? Per forza, perché no? L'abbiamo chiamata pinolata, quindi ecco. Un po' di pinoli sopra, così per guarnire, sì. Che poi si faranno pure un po' croccantini durante la cottura. Mettiamo in forno?
Che sì. temperature per quanto tempo? Allora, 180 gradi per 45 minuti. 180 gradi, 45 minuti, inforniamo il dolce, diamo una pulita, Don Domenico, perché qui stanno per arrivare i nostri ospiti e direi che è il momento di sentire che cosa ci suggerisce il nostro giradischi. Sentiamo la musica? Sì. Vado? Caccia voluta per a te, tu me voluta per a me, mo non chiamami più, mai volte tu, distrattamente pensa a me. Ale. Abbiamo una Grazie. Vera reginella Grazie. Oggi qui nel nostro studio, che è Annalisa Mazzone, e viene da Napoli con il suo carissimo marito Augusto Casale, e sono dei nostri affezionatissimi telespettatori, vero Annalisa? Sì. È ogni vero Augusto? Mattina. Sì, sì, sì. Ogni mattina alle si 5:30 sento la replica. Allora, Annalisa, cucinate tutti e due? Questo bel signore cucina con te? No, io collaboro ma non cucino. Quindi tu assaggi? Quindi assaggio. Assaggi? Sì, esatto. Allora arriva un altro assaggiatore, signori assaggiatori. Benvenuto, noi siamo benvenuto. Vieni con noi, Augusto. Però io direi che intanto una mano gliela puoi dare, no? Perché Annalisa, da cosa iniziamo a cucinare? Dobbiamo mettere a cuocere il riso, sì, e mettere in una padella un poco di cipolla. Cipolla. Cipolla, riso e cipolla. Allora, il riso, Annalisa, lo mettiamo subito a lessare. Questa cipolla a chi la diamo? La diamo a lui, dai, risparmiamo. È buonissima. E un pezzetto. Augusto, quale assaggiatore? Poi li mettiamo a lavorare. Allora, io metto il riso, Vado, l'acqua sta bollendo. Ecco qui, cuociamo. Ma Augusto, ogni tanto qualcosa fa in cucina? Sì. Secondo me tu hai capito subito l'antifona, hai detto mi mette subito a lavorare, io me ne vado tra gli assaggiatori. Esatto, è vero? Esatto. E vabbè, tagliamo sta cipolla e Don Domenico gliela vogliamo dare una mano? Va bene. E diamogli una mano. E allora cosa ci faremo con questo risotto, con questa cipolla e con questi due simpaticissimi telespettatori di Quel che passa il convento? Lo scopriremo solo tra pochissimi minuti. Caccia voluta bene a te, tu mi voluta bene a me, ma non ci amammo più, mai voluta tu, distrattamente parla. Reginella che viene da Napoli e si chiama Annalisa Mazzone ed è qui con il suo simpaticissimo marito che è il professor Augusto Casale, che è un professore di matematica e fisica, voglio dire, al liceo scientifico di Napoli. Oggi siamo in crisi, dobbiamo mangiare a dosi perché il professore proprio ce le fraziona. Ci fai conti oggi, professore. Allora, abbiamo già iniziato a cucinare, Annalisa. Sì, sì. Abbiamo messo a lessare del riso e Augusto, con l'aiuto di Don Domenico, ha tritato anche una mezza cipolla. Per fare cosa? Il riso alla Nibbia. Ed ecco subito gli ingredienti. Vi dovete procurare 400 g di riso basmati, 200 g di burro, 200 g di latte, 200 g di parmigiano, del pan grattato, 350 g di carne macinata, 200 g di mortadella, sale, pepe e una cipolla.
Allora, ecco qui, abbiamo, andiamo a mettere la cipolla in padella? Sì. Porto anche la carne? Sì. Annalisa? Sì. Bene. Allora, dai, facci vedere come si fa questa ricetta e raccontaci perché si chiama riso alla Lidia. Facciamo sciogliere prima un poco, poi quando si è sciolto aggiungiamo la cipolla. Bene, il riso qui pure sta andando bene, eh? Sì. Lo giro. Sì, allora si chiama riso alla Lidia. Ecco, perché? Lidia era la nostra madrina di nozze. Ah. Sì. E quindi le volevate molto bene molto, a questa Lidia. Molto. E quindi era un'amica in comune, un'amica di famiglia. Sì, perché il marito era, è stato prima un professore che mi ha fatto gli esami di terza media. Ah. Poi ci siamo scoperti all'università perché lui era insegnante elementare, si era iscritto alla facoltà di matematica, io l'ho raggiunto e ci siamo laureati quasi insieme. Quindi avete fatto proprio amicizia, prima gli uomini e poi le donne. Infatti, è vero? Ci siamo conosciuti a casa di questi due di amici Lidia. Carissimi. Ah, quindi questo incontro d'amore c'è stato a casa di Lidia. Lidia e Carmelo. Lidia e Carmelo. E raccontateci come vi siete conosciuti. Io ero andata per comprare dei guanti, sì, perché accanto c'era una fabbrica di guanti. Ah. E quindi andai quella sera e quando arrivai mi accolsero con molta festa, poi dopo senti un fracasso, chiamare, dire chiamatelo, ma chissà che cosa sta succedendo. Sì. Dopo un poco vidi arrivare un giovanotto dai capelli rossi e poi con un impermeabile blu con una mano fasciata. E chi era? Era lui. Poi dopo Lidia cominciò a chiamarmi, senti, ti ha visto, ti vuole incontrare, ti vuole fare, cioè, sì, va bene, dicevo io, poi si vedrà, ma con molta insistenza. Sì. Un giorno andammo insieme a Sorrento e facemmo una bella una gita, una bella giornata. Sì. Stemmo lì a Sorrento. Sì. Entrammo prima in chiesa, nella chiesa del centro di Sorrento, una chiesa francescana, e poi andammo a pranzare da Francischiello. Allora lui ne fa parlare, Augù. Lui mi chiese dove insegna? A Mangiulli, nella sanità. Posso venirla a prendere? Dissi no. Dissi, sì, vado a prenderla mercoledì. Mercoledì, allora facevo il turno di pomeriggio. E invece lo sai che fece? Che fece? Non vedi. Era una tattica speciale. Una tattica studiata, una strategia. Sì. Infatti, comunque. E quello ti ha fatto innamorare però. Perché se fosse venuto non era la stessa cosa, non sarebbe stata comunque la stessa. Poi dopo mi cominciò di nuovo Lidia a telefonare dicendo di incontrarci di nuovo. Ci siamo incontrati. E quindi alla fine ti sei innamorata. E sai dove ci siamo sposati? In quella chiesa di Sorrento. No. E il ricevimento da Francischiello. Da Francischiello! Che romanticismo! Sì, bellissimo. E allora diciamo che l'anno scorso avete festeggiato ben 50 anni di matrimonio. Sì. Auguri a questi sposi. Grazie. Voglio far vedere una foto di quando eravate fidanzati, guardate che meraviglia di giovani, e una foto e un po' di foto di questi 50 anni, grande festa con figli, nipoti. Sì. Ecco, andiamo avanti con la ricetta. Sì, allora, abbiamo messo a rosolare la cipolla col burro. È pronta. E poi abbiamo messo la carne bella a rosolare. Sì, la possiamo spegnere. È pronta. Anche il riso è pronto. Andiamo a tritare invece la mortadella. Ecco, allora, ecco qua. Don Domenico, le vogliamo dare una mano? Certo. Si deve fare la mortadella come? A pezzetti. A pezzettini. Ecco qua. Quindi i 50 anni di matrimonio sono stati proprio una giornata meravigliosa, bellissima. Vero, Augusto? Sì, ma non solo. Poi organizzata
nei minimi particolari da Annalisa. Da Annalisa, proprio sì, tutto sì, lei ha fatto. Tutto lei ha fatto. Ma io ho solo contribuito economicamente. Don Domenico, l'armonia in famiglia, nei matrimoni, si vede che sì, loro è un matrimonio vero, un matrimonio d'amore. Possiamo dire quanti anni avete? Lo possiamo dire? Come quanti no, anni hai, Annalisa? Io ho 79 anni. E complimenti che ne dimostri. Grazie. La metà, e tu Augusto? Io ne ho 84. E complimenti a tutti e due, bellissimi, bellissimi. Signore a casa, venite pure voi a cucinare qui con noi, a quel che passa il convento, come ci hanno chiesto di fare Annalisa e Augusto, perché verrete tutti, eh? Facciamo una lista e ci siete tutti. Sì. Allora, andiamo avanti con la ricetta. Il riso. Prendo il riso e una pirofila. Si deve imburrare. Allora, imburriamo questa, prendo anche il burro, eh? Sì. E il riso, Don Domenico, mi aiutate pure voi? Sì. Prendete il riso e la carne anche. Allora, imburriamo un poco. Sì. Poi, come dobbiamo fare? Poi un poco di parmigiano, così. Parmigiano? Non no, pangrattato. No, scusami. Pangrattato. Così? Sì, sì, così. Bene, poi vai avanti. Dai, tu. Dai. Come dobbiamo fare? Così. Così, adesso il riso. Il riso, sta qua. Lo vuoi mettere nella... La ciotola. Ci vuole una ciotola per scolare il riso. Vedete che è una ricetta molto originale questa, è molto sfiziosa. È vero, signori assaggiatori, compreso il professor Augusto? Sì, sì, molto. Com'è questa pinolata di Don Domenico? Come va? È stato buono l'equilibrio? Molto, molto equilibrato, sì, sotto tutti i punti di vista. Sì. Ottimo, ottimo. Ottimo. Allora, vediamo che intanto al riso ben caldo Annalisa sta aggiungendo il burro, 200 grammi di burro. Questa è una ricetta che voi fate in sì, particolare in quale periodo? Io veramente questa ricetta da ragazzi scout, i miei figli sono stati scout, la proponevo sempre ai ragazzi scout, ecco, e ne andavano ghiotti. Ghiotti. E quando c'è qualche festa, quando è qualche compleanno, la faccio sempre perché piace ai miei familiari e bambini. Quindi è un cavallo di battaglia della famiglia Casale. Sì, sì. Bene, allora abbiamo aggiunto il burro che si deve sciogliere, adesso cos'altro aggiungiamo? Allora, parmigiano, parmigiano e latte. E latte. Prima il latte. Quindi, prima il latte. Prima il latte, 200 grammi di latte. Un poco alla volta. E quanto parmigiano dobbiamo aggiungere? Il parmigiano. 200 grammi. 200 grammi, tutto 200 grammi, è facile facile. Allora, mentre aggiungiamo tutto questo e condiamo bene il nostro riso, vogliamo vedere chi è che ti sta pensando tanto intensamente oggi? Sì. Vediamolo. Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi presento una ricetta molto semplice che faceva mia madre, nonna Rosa. È una pizza di carne. E ho preparato l'impasto per delle polpette, diciamo, molto semplicemente. Per tre persone ho 350 grammi di carne macinata con un po' di pane dal fermo bagnato nel latte. Ora si stende l'impasto in una teglia da forno. Ora sopra metterò gli ingredienti come per una pizza, e cioè dei pomodori rivelati, poi della mozzarella, ecco qui, mozzarella, abbondate perché così viene buona, e mia madre, per farlo ancora più ricco, più saporito, metteva delle striscioline di mortadella, ma se volete si può mettere il prosciutto cotto, si può mettere, non so, lo speck, quello che piace, senza problemi. Ecco qui, un po' di parmigiano sponderato, che dà sempre un tocco più saporito al tutto. Un filo d'olio, adesso lo inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. La pizza di carne di nonna Rosa è pronta. Eccola. Si può andare a tavola, buon appetito e splendida giornata a tutti. Ma quanto è brava questa signora, ti somiglia tale e quale, ma chi è?
e mia sorella Luciana. Luciana, sei bravissima! Questa torta di carne è magnifica! C'hai Luciana e anche un altro fratello. Sì, Vittorio. Vittorio, sai dove sta? Metto pure un po' di sale. Sai dove è stato? Dove da è stato? Pochi giorni. Dove? È stato a Zanzibar. Ah, a fare il missionario. Davvero? Sì, perché ha portato dei palloni di rugby per insegnare ai ragazzi il rugby. Ah, sì, sì, perché sì, lui però è preside, lui vero? Lui è preside, è stato preside della scuola di Afragola, al liceo di Afragola. Sì, sì, sì. Bravi. Adesso allora, la carne macinata. La carne macinata. Prendete, Don Domè. Quindi carne macinata, abbiamo messo metà del riso, quindi condito, in una pirofila imburrata. Sì. Adesso aggiungiamo la carne macinata? Sì. Vai, tutta quanta, giusto? No. Mezza. Poco qua. Mettiamo mezza carne macinata. Ma deve essere proprio gustoso questo, questo riso, Poi? Mettiamo la mortadella. Mortadella. Vai. Ah, che sapore! Anche questo? Aspetta. Allora, guardate adesso. Ora, la parte che abbiamo lasciato del riso si unisce a questo. Aggiungiamo anche aggiungiamo. Lo metto qui. Professor Don Domenico, che pure voi siete professore. Dimmi. Professore. Sì, e anche la carne. Di lettere e professore di verdure, come vi ho soprannominato io. Ci sta un parallelo di professori qua, Vero, professor Augusto e professor Don Domenico. Allora, adesso il resto del riso condito con la carne e la mortadella avanzata si mettono quindi nella pirofila per concludere il piatto. Ci dobbiamo mettere sopra il pan grattato, giusto? Sì. Vai. Allora, una bella spolverata di pan grattato e qualche ciuffetto di burro. Sì. Per ammorbidirlo. Ecco qui. Ciuffettini di burro, poi inforniamo, Annalisa, che temperatura e per quanto tempo? A 200 gradi per mezz'ora. Mezz'oretta. Ecco perché qui. Perché già è cotto. Allora, vai, Don Domenico, si fa una bella crosticina sopra e poi, signori assaggiatori, non sapete che cosa vi mangiate. Lo sapremo. E lo saprete. Allora, iniziamo subito un'altra ricetta, Annalisa. Sì. Perché so che fai un dolce strepitoso di cui i tuoi nipoti vanno proprio pazzi. Tutti. Iniziamo a fare una pasta frolla. Sì. Allora, vi do subito gli ingredienti per fare questa pasta frolla che sarà la base di un dolce buonissimo. Per la pasta frolla occorrono un uovo, 300 g di farina, 100 g di zucchero, 75 g di burro, 75 g di olio di semi e 8 g di lievito in bustina. Da dove iniziamo? Allora, farina? L'uovo. Le uova? Sì. Allora, prendiamo. Apriamo queste uova. Prendiamo un uovo. Sì. Poi aggiungiamo lo zucchero. Zucchero, ecco qui. Quindi solo un uovo ci metti per adesso. Quindi un uovo, lo zucchero 100 grammi, la frusta. La frusta. E lo mescoli. Vedete, quello che mi piace, Don Domenico, dei nostri ospiti, è che ognuno ha un suo modo specifico di fare le cose. La pasta frolla, ognuno la fa a modo suo. Ho aggiunto poco di farina. Brava. E quindi adesso prendo 75 grammi di burro. Veramente la ricetta era di 150 grammi di burro. Sì. Però io vedo sempre TV 2000, quel che passa il convento su TV 2000. E a furia di sentire padre Don Domenico, poco burro. Hai ridimensionato la ricetta. Ho detto, ma fammi vedere veramente molto. A un certo momento che cosa ho fatto? Ho cominciato a cambiare la ricetta e a posto dell'altro burro ho
aggiunto l'olio. Ecco. Ed è venuta buonissima. Hai visto? Perché questo dolce io lo regalo a tutti. A tutti. Sì, sì. Però andiamo avanti, facci vedere quindi come ti finisce. Ti ringrazio, no? Perché hai modificato la tua ricetta. Sì, sempre sì. Per cercare un miglioramento. Sì, no? Giusto, giusto. Sì. Allora, che cos'altro dobbiamo aggiungere, Annalisa? Adesso dobbiamo aggiungere piano piano allora, la farina. Allora, aggiungiamo adesso tutta la farina. Abbiamo detto che sono 300 grammi di farina. Poi cosa uniamo? Poi l'olio. L'olio poco alla volta. L'olio poco alla volta, 75 grammi. Sì. Allora aggiungiamo il lievito, facciamo un bel panetto, deve riposare in freezer una quindicina di minuti e poi vi sveleremo qual è la ricetta che stiamo preparando. Vi aspettiamo. Eccoci qui, allora bentornati a Quel che passa il convento. Oggi stiamo cucinando con una bellissima signora napoletana e suo marito che fa l'assaggiatore. Grazie. Sono Annalisa e Augusto Casale che vengono da Napoli. Abbiamo preparato una pasta frolla. Ci servirà questa pasta frolla per fare cosa? Una crostata al limone. E allora vi do subito gli ingredienti per preparare la crema. Sì. Occorrono un limone grosso non trattato, 150 g di zucchero, 30 g di burro, 2 uova e dello zucchero a velo. Allora, vediamo come fai questa bella crema al limone, sì. Annalisa. Allora, 2 uova. 2 uova intere. 2 uova intere. Adesso allora, Don Domenico che cosa fa? Deve grattugiare questo limone e poi la grattugiata e il suo succo vanno aggiunti qua. Io allora, intanto aggiungo lo zucchero. Benissimo, lo zucchero. Non vedo più la frusta. Eccola. Allora giro così. Giriamo quindi i tuorli con lo zucchero. No, i tuorli interi. Interi abbiamo detto, hai ragione. 2 uova intere. 2 uova intere. Il burro. Burro, quanto abbiamo detto 30 di burro? Grammi. 30 grammi di burro, anche questa è leggera, eh? È sì, molto leggera, la sì. Crema al limone deve essere fresca, leggera. Aggiungiamo la scorza, Annalisa? Signor Augusto, professor Augusto, com'è questo dolce al limone? È buonissimo, tant'è vero che le amiche lo chiedono spesso. Sì? E siccome i limoni si trovano in ogni periodo dell'anno, poi a viene Napoli, fatto in a Sorrento, qua. E quanti però limoni io avete? Avrei da suggerire una ricetta non da cucina, ma alle persone sposate da qualche anno, da più anni, eccetera, per resistere per 50 anni con una donna, altro che oltre all'amore ci vuole pazienza, non ci vuole gelosia. Ma signor Augusto, lei è geloso? No. È giusto? Invece, con una simpatia e con la fiducia reciproca si va avanti tranquillamente. Giusto, giusto. Quale gelosia? Volta c'è un litigio perché è naturale, però finisce lì, finisce là, con qualche... Non bisogna essere troppo geloso. Comunque io direi... che la vera ricetta la dà Papa Francesco. Ecco, adesso sentiamo, vi leggo un pensierino e poi voi direte la vostra se ha ragione oppure no. L'amore è come fare la pasta tutti i giorni. L'amore nel matrimonio è una sfida per l'uomo e per la donna. Qual è la più grande sfida dell'uomo? Fare più donna sua moglie, più donna, che cresca come donna. E qual è la sfida della donna? Fare più uomo suo marito. E così vanno avanti tutti e due, vanno avanti. Ecco. Hai capito come si arriva più a 50 uomini, anni? Più donna. Crescendo reciprocamente. Grazie. Vieni Annalisa, perché allora questo bel composto che tu hai fatto con le uova, burro, zucchero, limone, scorza di limone, adesso si deve ben amalgamare e addensare. Allora, lo passo a te. E giriamo con la frusta, otteniamo una bella crema e nel frattempo andiamo a vedere con quale chef sta cucinando oggi Fabiola. Eccomi, sono nella cucina del ristorante Lyon in compagnia dello chef Luca Ludovici che ci sta preparando. Buongiorno che a tutti. Cosa? Stiamo preparando un risotto con del pecorino, della polvere di cicoria
L'anguilla affumicata. Benissimo, un risotto un po' particolare, un po' diverso dal solito. È un risotto che... Lo hai già mantecato? L'abbiamo già mantecato, quindi qui dentro abbiamo già pecorino e burro. Perfetto. Chiudiamo. Al quale aggiungi? Con il nostro purè di limone. Purè di limone? Sì, questi sono 10 limoni con 10 litri d'acqua, sbollentati 10 volte. Si parte da acqua fredda, sì, è una ricetta semplicissima, si parte da acqua fredda e si sbollentano per 10 volte. Una volta sbollentati si frulla il tutt'uno, creando un purè di limone al 100%. Perfetto. E ora il risotto quindi all'onda, sì. Ma sotto al piatto. Per comporre il piatto, infatti vedo l'anguilla, quindi tu la metti La mettiamo di base. Sotto, di nascosto. Ah, quindi è una sorpresa che si scopre dopo. Sì. Molto interessante. Qui. Sembrano quasi delle farfalline. Molto carini questi pezzettini di anguilla. E l'anguilla come l'hai fatta? L'anguilla è cotta e affumicata. Ah. Ma cotta come? Al vapore? Arrosto. Arrosto, sì. Eccolo qui, bello. Mi piace servirlo molto morbido, all'onda in gergo lo chiamiamo. Giusto. Quindi lo vai a posizionare sul piatto. Ecco qui, la parte centrale. Il profumo di limone si sente tutto. Devo dire che ecco, questa particolarità. Lo battiamo un pochino. Come fate voi chef? E nascondi, così nascondi l'anguilla. Effetto sorpresa. Molto e poi carino. Andiamo giù con la polvere di cicoria che dà la parte amara e tutto. Ah, perfetto. E la polvere di cicoria la fai con l'essiccatore? L'essiccatore, sì. Bellissimo. Chiaramente una raccomandazione è quella di non superare i 62 gradi perché è il punto di degrado della clorofilla, essendo un'erba verde, noi cerchiamo di mantenere il colore. Certo. E il piatto 60... è pronto. Ma perfetto, quindi a me non resta che assaggiare. Io ho sentito profumo di limone, profumo di cicoria, quindi adesso vi saluto e poi assaggio. Ciao! Che buona ricetta, vero Don Domenico? Sempre originali. Sì. Bene. Come sta venendo questa crema? È una crema molto leggera perché non contiene la farina? No, adesso si è rassodata. Ecco, si può la vogliamo mettere in una ciotola così una la facciamo raffreddare. Per raffreddarla. Sì, qui c'è l'acqua fredda, veniamo. Mettiamo così. Aspetta. Come dobbiamo fare? Ah, l'acqua fredda ce l'hai. Ci sta. Ah, va bene. Sì, sì. Allora mettiamo così. Proprio col tegamino. Sì, sì, col tegamino. La lasciamo raffreddare un po'. Nel frattempo prendiamo la pasta. Bravissima, allora. Ecco qui, la pasta avvolta nella carta da cucina. È la prima volta che vedo questa cosa, eh? È interessante. Senza averla toccata con le mani perché sennò si scalda, dice Annalisa. Sì. Adesso la devi stendere nella teglia. Allora, adesso facci vedere. Prendiamo una parte, ce la conserviamo, la mettiamo da parte. Sì. Quest'altra parte la mettiamo qui. Ecco, senza mattarello. No. Senza mattarello. Ecco. E la stendi bene. E me la stendo bene. Stendi, facci vedere come stendi. Così, facile. Così. Ecco qui. Carlo e Anna Maria, parlavamo di gelosia, ma voi siete gelosi? Ma io dopo 50 anni come loro, parlare di gelosia mi sembra molto molto strano. Solamente volevo rifarmi su quello che diceva Augusto. Per me quelle cose, perché durano gli consigli che dava, ha omesso una cosa che è importante, quello di innamorarsi dei difetti dell'altro. Ecco. Quella è una cosa importantissima. Che bello. Che dura nel tempo. Bello. Vabbè, i difetti è normale che si accettano, eccetera. E a volte io, a parte le ricorrenze, ho sempre portato delle rose. Beh, delle rose è vero, rosse. È vero. Rosse. Sempre. E anche quando c'era qualche litigio un poco più importante, per riappacificare portavo le rose, non solo nell'occasione delle feste, dei compleanni, dell'onomastico. Prendete spunto dal signor Augusto. Se preferivo portare le rose e non un oggetto d'oro, perché per me è più simbolico la rosa che l'anello. Giustamente. E Anna Maria è gelosa?
No, diciamo di no, perché comunque, sai, il mio matrimonio è più recente, però ogni tanto, come dire, scherzando, uno dice un pelino di gelosia ci mantiene vuole, vivo, col mantiene tuo Claudio. Vivo. Secondo me Claudio è gelosissimo di Anna Maria. Ma ti dirò, dai, lui insomma lascia un po' andare, ormai, dai, si fida. Nel matrimonio ci vuole fiducia. Certo, ci vuole fiducia. E anche se qualche volta, ecco, subentra un po' di gelosia, bisogna anche pensare, la gelosia è un segno di amore. Certo. Quindi... Allora, ecco, che dice, abbiamo, pronta? Abbiamo spannato la crema. E adesso che ci fai con questa pasta avanzata? Con questa pasta avanzata si fa così con le mani e si fanno dei dischetti. Dei dischetti. Che si metteranno qui su per coprire. Proprio delle palline a dischetto. Fai. Senza usare mattarello, formine. No. Don Domenico, fatelo pure voi. Delle. E adesso possiamo quindi infornare. Sì. E a che temperatura? A 180 gradi per 25-30 minuti. Facendo attenzione che sia bionda. Bionda deve essere. Sì, bionda. Gialla, tutta gialla. Molto solare, molto estiva. Sì, ecco. Allora, inforniamo Don Domenico e adesso iniziamo l'ultima ricetta. Sì. Quella che vi diamo sempre negli ultimi minuti, che sono poi le più saporite, quelle che si fanno in pochissimo tempo. Dobbiamo prendere dei carciofi. Sì. Allora, prendiamo dei carciofi e li mettiamo a cuocere in una tiglia. Sono dei carciofi piccoli, cuori di carciofo. Sì. Per farci quale ricetta, Annalisa? Ecco, un tortino di carciofi. E allora, ecco a voi gli ingredienti. Per il tortino di carciofi vi serviranno 300 g di cuori di carciofo, 200 g di ricotta, 2 uova, 30 g di parmigiano, 5 sottilette, sale e pepe. Allora, i cuori di carciofo sono, noi li abbiamo presi surgelati, ma se ci sono anche quelli proprio della stagione. Questa ricetta è ottima quando a primavera ci sono i carciofini. Sì. Fare con i carciofini quelli freschi, si mettono sulla base con l'olio sotto e con la ricotta sopra. Sì, e quindi non si devono cuocere in padella quando sono freschi. Sì. Invece noi in questo caso li ripassiamo un poco perché li facciamo scongelare bene, solo con un filo di olio. Un filo d'olio. Benissimo. Nel frattempo ci ripassiamo i passaggi delle altre due belle ricette che abbiamo preparato? Sì. E vediamole insieme. Per il riso alla lidia, lessate il riso al dente e mettete a rosolare la carne macinata con un po' di burro e la cipolla tagliata a pezzetti. Scolate il riso e mescolatelo in una ciotola con burro, latte, parmigiano, sale e pepe. Imburrate una pirofila con del burro, cospargetela con il pan grattato, sistemate sul fondo metà del riso, coprite con metà della carne macinata. Poi tagliate la mortadella a pezzetti, unitela al riso insieme alla restante parte di carne macinata e mettete tutto nella pirofila. Aggiungete dei fiocchetti di burro e infornate a 200 gradi per 30 minuti. Per la crostata al limone preparate la pasta frolla. In una ciotola unite lo zucchero, l'uovo, la farina con burro e ancora farina, olio, lievito, mescolate con una frusta. Ottenete un bel panetto e lasciatelo riposare in freezer per 15 minuti. Nel frattempo preparate la crema. Grattugiate la buccia dei limoni, spremetene il succo, poi aggiungete zucchero, uova, burro. A fuoco moderato girate la crema fin quando non si sarà ben addensata. Togliete la pasta dal freezer, sistematela nella pirofila, stendetela uniformemente e conservatene una piccola parte per la decorazione finale. Mettete la crema al limone sulla pasta e formate con le mani dei piccoli dischi che serviranno per coprire il dolce. Infornate a 180 gradi per 20 minuti, poi spolverate con lo zucchero a velo. Per il tortino di carciofi mettete i carciofi in un tegame. E poi, una volta scongelati, quindi ripassati i carciofi, se li avete surgelati, li mettiamo in una teglia. Tagliati a metà sempre? Interi. I piccolini interi. I piccoli interi, altrimenti li tagliate con un goccio di olio. Poi vi faremo vedere come si fa la ricetta, ma nel frattempo ascoltiamo il nostro Don Domenico. Santa Teresa di Calcutta, affrontiamo la vita oggi stesso. Ieri è trascorso.
domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l'oggi. Se aiutiamo i nostri figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio necessario per affrontare la vita con maggiore amore. Sì. Molto bella. Io credo che Santa Teresa ci conquista il cuore ancora oggi proprio per il suo amore verso gli altri. Attraverso questo pensiero ci ha dato un consiglio molto pratico. Non dobbiamo dire ieri, perché ieri non esiste più. Non dobbiamo dire nemmeno domani, perché domani non sappiamo come si presenta. Dobbiamo pensare all'oggi. Dobbiamo formare i giovani, lei ci dice, oggi, in modo che loro possano affrontare domani la vita con serenità e non avranno nessuna paura. Ma oggi dobbiamo lavorare per loro. Giusto. Come fanno questi due deliziosi nonni? Vieni di qua, Annalisa. Facciamo vedere come si conclude la ricetta. Perché adesso dobbiamo lavorare 200 grammi di ricotta, vero? In una ciotola, quindi dai, 200 grammi di ricotta. Ti apro le uova. Quindi dobbiamo preparare questo impasto. Sì. Ci mettiamo dentro le uova. E poi che cos'altro? Il sale, sale, un poco di pepe. Sale, pepe, vai Don Domenico, mettete voi il pepe, io aggiungo il sale e il parmigiano. Ce lo metto dentro? Parmigiano, sì. E parmigiano. Benissimo. Parmigiano. Parmigiano. E insomma, avete capito, Annalisa e Augusto sono tra l'altro due bravissimi nonni. Quanti nipoti avete, Augusto? Sei. Allora, chiudiamo la ricetta, metti su direttamente l'impasto. Come va, signori assaggiatori? Ottimo. No, è finita la torta. Ma mi sono io non c'entro nulla, mi sono distratto un attimo. Non è vero. È finita la torta al limone. L'abbiamo dovuta difendere dagli attacchi di tutti. È finita, è arrivata la talpa, sono arrivati tutti. E allora, copriamo il piatto con delle sottilette. Vai, Annalisa. Io vi faccio vedere il piatto pronto, perché una volta coperto di sottilette va infornato a che temperatura e per quanto tempo? A 180 gradi per 20-25 minuti. 180 gradi, 20-25 minuti, vedete si forma anche la crosticina quando la sottiletta insomma si cuoce e deve essere proprio buonissimo e cremoso. E allora ringraziamo Annalisa per essere stata con noi e per averci regalato la sua maestria in cucina. Sei veramente brava, la simpatia del professor Augusto. Grazie. I nostri cari assaggiatori, il nostro Don Domenico e tutti voi amici a casa. Alla prossima ricetta. Arrivederci. Ciao.